Ciao, piccola, cool ed economica. Ti presento la nuova arrivata, la Verve Moto Classic 125. Andiamo a farci un giro. Non capita spesso di avere a che fare con un nuovo marchio di moto e tantomeno con un marchio che parla italiano, nonostante la targa tedesca. La Verve Moto infatti è una compagine tutta italiana che ha iniziato la sua attività qui in Europa da pochissimo. Quella che andiamo a provare oggi è il primo modello di Verve Moto, ovvero la Classic 125, qui nell'allestimento S, ovvero quello più sportivo, che adesso andremo a vedere nel dettaglio. Ma prima di tutto saliamo un po' in sella e lascia che ti racconti un pochino di Verve. Questa Classic non sarà un tuono, ma nella botte piccola che ci sta il vino buono. Piccola, lo vediamo, è una moto ultra compatta. Nonostante questo, io con la mia bella stazza riesco a trovare una posizione discreta, diciamo. Ovviamente non posso definirmi comodo, ma nemmeno scomodo. Le gambe sono abbastanza piegate, le braccia abbastanza aperte, però si sta belli rilassati. È una moto piccola dalle dimensioni contenute e dedicata a chi si avvicina al mondo delle due ruote, a chi magari è di piccola statura o anche a chi vuole ritornare, perché no, a guidare una motocicletta dopo tanto tempo e non vuole avere l'imbarazzo delle dimensioni e delle superpotenze. Il motore è un generosissimo monocilindrico, 4 tempi, 125, che come norma di legge prevede eroga 11 kW e quindi guidabile anche con la patente B. Non è necessario avere la patente A. Ecco che questo ci fa capire come questa Classic 125 sia orientata a un pubblico variegato, ampio, non solo al motociclista duro e puro. Si tratta di un monocilindrico di derivazione giapponese. Per capirci, è in buona sostanza un motore che deriva, è una copia se vogliamo, dei vecchi 125 Suzuki. Garantisce consumi molto ridotti, stiamo parlando addirittura di 30 km con un litro, con una guida diciamo accorta, e prestazioni in linea con quello che prevede il codice della strada. Le sue dimensioni così contenute la rendono ancora più divertente ed è quindi l'ideale non solo per chi ha la prima moto, ma anche per chi vuole una seconda moto per svolgere qualche commissione in centro città o per recarsi in ufficio senza tanti sbattimenti. Piccola ma anche cool, la Classic è particolarmente curata nell'aspetto, soprattutto se si considera quello che è il terzo aspetto, ovvero l'economicità. Ma partiamo dall'immagine. La Classic si ispira chiaramente alle moto inglesi, soprattutto, e giapponesi di fine anni 60, quelle che adesso sono dei classici. Non è paragonabile a una Bonneville, è una moto molto più piccola, di tutt'altra categoria, ma le linee ricordano gli anni 60 con questo bel serbatoio a goccia. I ragazzi di Verve Moto hanno lavorato con cura su ogni dettaglio per renderla ancora più gradevole e in linea con i gusti attuali, tanto che a guardarla da ferma sembra un po' una special, sembra già una custom. A dimostrarlo sono gli sguardi dei curiosi ogni volta che l'ho parcheggiata in questi giorni. La Classic S è la versione un pochino più speciale tra le 125 di Verve Moto, che ricordiamo sono due, Classic e Classic S. Dunque la Classic S si differenzia per l'adozione del freno a disco non solo all'anteriore ma anche al posteriore, per la forcella upside down con dei bei foderi generosi e per avere entrambe le ruote da 17.
Inoltre sulla Classic S è presente l'indicatore del carburante. Piccola, cool e abbiamo detto economica. La Classic S, quindi la versione top di gamma delle 125 Verve Moto, è disponibile al prezzo di 2.590 euro, un prezzo assolutamente competitivo, anche perché se consideriamo che la Classic base, quindi quella con la forcella tradizionale, con i soffietti per intenderci, costa 400 euro in meno, un prezzo con il quale attualmente possiamo permetterci di comprare degli scooter 50. Qui abbiamo un 125 che, ok, non sarà un fulmine, però ci permette un po' più di movimento e di fare anche qualche piccolo sorpasso. Ma com'è possibile che queste Verve Moto costino così poco? La ricetta è abbastanza semplice. Vengono infatti prodotti in grandi stabilimenti cinesi. So già che cosa stai pensando. Moto cinese, moto di pessima qualità. Non è vero. Mettiamoci ormai da parte questo preconcetto. Si tratta di una moto economica, ma non di bassa qualità. Questa Classic non sarà un tuono, ma nella botte piccola che trovi vino buono. Grazie alle economie di scala di questi grossi stabilimenti cinesi, i ragazzi di Verve sono riusciti ad avere un prezzo, ad ottenere un prezzo competitivo. Curano loro stessi la produzione nel dettaglio e hanno modificato quelle che erano le basi, ovviamente cinesi, per venire incontro ai gusti e alle esigenze di noi europei. Purtroppo il rettilineo non può esprimere tutto il suo potenziale, ma io lo so che questa Classica è generosa, dai! Comunque sono abbondantemente sopra il limite di velocità. Beh, magari non proprio abbondantemente. Non mi sorprende che il claim che sta accompagnando l'arrivo sul mercato di Verve Moto sia Just Ride, perché è proprio così che è questa Classic 125, è Just Ride, è essenzialità, purezza dell'andare in moto, leggerezza, è andare in moto senza pensieri, senza preoccupazioni. Tra le curve scende sicura, ha un ottimo appoggio e un'ottima luce a terra, mentre nei rettilinei ti lascia il tempo di pensare, di assaporare il paesaggio, insomma, di non avere fretta. Le sospensioni sono un pochino rigide. Il cambio ha innesti un po' lunghi, ma precisi. Il motore ha un bel sound e una buona ripresa, una discreta ripresa. Insomma, dobbiamo ovviamente considerarne le capacità. Proviamo ora a fare una frenata decisa. I freni sono buoni, soprattutto all'avantreno, il comando è pronto, non è spugnoso e frena in maniera decisa. Un po' più debole il retrotreno, ha bisogno di essere usato con un po' di violenza, con un po' di forza. Questa Classic non sarà un tuono, ma nella botte piccola che trovi il vino buono. Ok, le prestazioni del motore, delle sospensioni, del freno non saranno quelle di una superbike, ma mi sembrano commisurate alla natura del mezzo e del prodotto, soprattutto se, mi ripeto, andiamo a considerare quello che è il prezzo d'acquisto, che è sicuramente, insieme all'estetica, il punto di forza di questa Classic 125 di Verve Moto. Ma lo sai quanto mi piacciono le storie, lascia quindi che ti racconti un pochino cosa c'è dietro a questo marchio, Verve Moto. C'è una startup che parla totalmente italiano. Tutto nasce per iniziativa di Eugenio, in particolar modo,
che negli anni scorsi ha avuto modo di farsi conoscere, di far conoscere il brand Verve Moto come motociclette custom. Eugenio è un ottimo customizer, infatti. Attualmente la gamma Verve Moto consta di tre modelli: la Classic S125 che sto guidando in questo momento, la Classic normale sempre 125 e la Classic S con motore 250. Proprio in questi giorni sono arrivate in concessionaria le prime Classic 125. A breve inizierà la commercializzazione anche della Classic 250. 125, 250, queste Classic sono assolutamente la base ideale per chi vuole divertirsi anche con la customizzazione. Non è dunque un caso se già diversi customizer stanno chiedendo a Verve Moto queste Classic per poter dare libero sfogo alla loro fantasia e poter così proporre a chi è alla ricerca di una moto speciale delle personalizzazioni low cost, delle personalizzazioni economiche. Già si parla di una possibile scrambler derivata da questa Classic 125. Ne abbiamo visto il prototipo al recente Motorbike Expo, che è stata la prima vetrina importante per Verve Moto, ed è stato importante anche il riscontro, che hanno avuto dal pubblico. Due cose mi vengono in mente guidando questa Classic 125. La prima è che è così divertente e sfiziosa che mi viene voglia di avercela per giocarci a fare il customizer in casa, in garage, e costruirmi la mia special. La seconda è che la mia compagna da tempo, dal sellino posteriore, mi dice che vuole passare a quello anteriore, vuole imparare a guidare, e quindi perché no? Questa potrebbe essere veramente la moto ideale, perché non dà alcun pensiero, non impensierisce, è facile, divertente ed è pure cool. Insomma, ottimo lavoro, buon inizio, un in bocca al lupo a Verve Moto, e che dire, se vuoi vedere altri test come questo non devi far altro che iscriverti al mio canale. Ci vediamo alla prossima e dai gas, ma responsabilmente, ciao!